ho ritenuto mio dovere portare la solidarietà mia, della Lega e di tutto il popolo italiano a dei servitori dello Stato che sono indegnamente indagati, sono stati svegliati stamattina alle 7, è stato portato via il telefonino, cioè viviamo veramente in un paese folle dove hanno il telefonino i detenuti ma viene sequestrato il telefonino ai poliziotti. Ritengo indegno che siano costretti a lavorare in queste condizioni, penso che oggi sia una giornata di lutto per l'Italia, lo griderò con tutta la mia voce. Questo è uno degli esempi di procedimenti per tortura, cioè non hanno pagato nulla i delinquenti che hanno distrutto le carceri, ferito poliziotti, a pagare per tortura dovrebbero essere i poliziotti che hanno riportato in cella i delinquenti, ed è una follia. Quindi porterò le voci di queste donne e di questi uomini e non vedo l'ora che nelle carceri tornino a valere il diritto, la legge, le regole, l'ordine, la disciplina. E i buoni sono quelli in divisa e gli altri devono solo obbedire e fare le persone per bene. Questo è il ragionamento. Nel merito non mi pronuncio, nel metodo venire a perquisire, interrogare dei poliziotti sul luogo di lavoro è una schifezza senza precedenti. Bravo. E per quello che mi riguarda, se ci sono state delle rivolte, tu le rivolte nelle carceri con coltelli, fornellini e olio bollente difficilmente le plachi con le margherite e i fiorellini. Bravo, bravo! Vorrei vedere il garante dei detenuti in mezzo a 100 delinquenti che fanno casino, come si difende, come difende Salvatore. Io ritengo che chi sbaglia paga, condiviso o senza diviso. Bravo! Ma costringere 50 persone domani a venire sul posto di lavoro derisi, aggrediti e sbeffeggiati da spacciatori e camorristi è demenziale. Lei cosa pensa delle presunte? Vengano dimostrate. Qua c'è qualcuno che è indagato, bravo, per presunte, bravo, violenze, non essendo neanche presente sul luogo di lavoro. Bravo. Quindi, senatore, bravo, bravo, bravo! Grande Matteo! Che non era fisicamente sul posto, bravo, di lavoro il 5 e 6 aprile. Quindi mi domando io, uno, il 6 aprile, come ha fatto a torturare qualcuno a distanza visto che non era in carcere? No, oggi sono qua solo a portare... a rendere merito alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria. Di politica parleremo da domani.